ideato dall'ingegner Secondo Campini durante le prove nella galleria aerodinamica dei cantieri Caproni. L'inventore studia il comportamento dell'apparecchio insieme a Lasso Magliere Bernardi, medaglia d'oro al valore aeronautico, che collauderà l'aeroplano. Dalla fase di studio alle esperienze di volo. Staccata alla parte poppiera si vedono i bruciatori con i quali si aumenta la forza propulsiva e quindi la velocità dell'aeroplano. La partenza per il volo del primato mondiale per aeroplano a reazione. L'aereo è pilotato da Mario De Bernardi, avente come secondo pilota l'ingegner Giovanni Pedace, ambedue nuovamente pionieri dell'aeronautica. L'aeroplano si invola. Verso Guidonia. Curiosità per i filatelici. È a bordo la prima posta aerea con aeroplano a reazione. L'arrivo a Guidonia. Il nuovissimo aeroplano senza elica, ideato e costruito da italiani, rivoluziona la tecnica aviatoria ed apre una nuova era per l'aeronautica.